Questo è uno scenario di cooperazione civile-militare, attività nella quale noi siamo specializzati, vale a dire che nei teatri operativi, nelle missioni all'estero che noi svolgiamo, teniamo i collegamenti tra la dimensione civile, la popolazione locale, le autorità locali e la forza militare che è presente sul territorio. Qui stiamo simulando un'attività che per noi è valutativa, ogni 4 anni ce lo richiedono le 6 nazioni partecipanti del multinational e la NATO. Simuliamo la presenza dei nostri assetti in un'area distante dalla sede della Comina che sta svolgendo un'attività di interazione con la popolazione civile della Valaresia, dove svolgeremo degli atti tattici di contatto, cooperazione con la locale popolazione che, come sappiamo, parla una lingua slavofona diversa, però è in territorio italiano e come tale per noi ha un ritorno da un punto di vista formativo e addestrativo elevatissimo. Quali sono le forze militari impiegate? Noi stiamo impiegando in questo momento un assetto del battaglione di cooperazione civile militare italiano e un assetto del comando multinazionale formato da 6 nazioni europee e della NATO, vale a dire la Repubblica Ellenica, il Portogallo, l'Italia, la Romania, la Slovenia e infine anche l'Ungheria. Queste nazioni compongono il comando multinazionale che sta dirigendo da questa sede le attività che vengono svolte in Varesia. Potremmo, oltre al battaglione CIMIC nazionale, gestire anche le 5 unità CIMIC di queste 5 nazioni che tra l'altro ho anche recentemente visitato nelle loro aree e nazionalità presenti. In particolare, quali sono le attività addestrative che svolgete? Noi stiamo simulando di interagire con un locale sindaco che parla una lingua diversa, di una cultura diversa, e con lui cercheremo di risolvere alcune questioni che riguardano la sua popolazione. Successivamente ci porteremo sull'abitato di Coridis, in Alta Valaresia, in cui simuliamo un village assessment, vale a dire una valutazione dello stato di un villaggio in cui vive una popolazione locale, per cercare di capirne le problematiche, le potenzialità e i possibili sviluppi di cooperazione tra noi e la popolazione locale. Altre attività che invece svolgete in Comina? In Comina noi ci addestriamo proprio a gestire questi assetti sul territorio. Qui noi stiamo proprio ricevendo la CREVAL, la valutazione di capacità operativa che la NATO sta eseguendo su di noi, e domani sapremo se questa valutazione è andata bene e con quale risultato, con quale punteggio l'abbiamo ottenuta. Quindi per noi è un'attività estremamente importante perché avviene ogni 4 anni. Sem se čuli vih čas, anu ne rude sem se čuli lepo, ne, za koji so šate rate za mre, za sortete. Ja, ta prvo riče, ma uava za ua, lekarje, za koji sta pomagali, naše fameje, anu sta pomagali za to malo, sa i pomaga za tuk na mula, anu njan saj one slid, da vaš pa da. Il sindaco appunto ringrazia per essere venuti, per aver aiutato la famiglia che si è trovata in difficoltà, premettendo il discorso con il fatto che finora non ci sia. Perché non ci ha avvisato noi di Solvizza che venivano qua i militari? Allora, prima di tutto parliamo con calma. Siamo calmi. Fino adesso avete urlato. Sono anni che abbiamo parlato. Lita nulita! Lita nulita! Če je kaj, ki sta mero vodela, se če vodela, ne smi se me zde zanje, za kaj mu ne maja vaja pomaga, pomaga. Jo, ma to vizer, po la trun, ma to vizer, po la trun. Alla, to faccia la vodela, po la trun, 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 po la trun. Coinvolgiamo il sindaco e...
questo è, allora io adesso non so se posso, allora questo qui il comandante mi ha pregato di utilizzare uno dei nostri crest da dare al presidente della sezione qui della Associazione Nazionale degli Alpini. Perché? Prima di tutto perché non c'è, ma poi perché ci rendiamo conto, sindaco, che in un posto come questo, questi sono i centri di aggregazione che resistono nella storia e nel tempo, e quindi il comandante giustamente ha detto con l'autorità locale noi abbiamo un ottimo rapporto, ma voglio dare un crest a tutta la popolazione, direi. E quindi oggi noi vi ringraziamo personalmente. Grazie Nicola, grazie Anna, grazie a tutti. Io non riesco a non essere commosso quando sono qui nella valle dei miei avi, dei miei nonni, dei miei bisnonni che tanto hanno dato per la valle. Sono un Zuzzi, come sapete, con una mamma di Lenardo e quindi Tosle. E quindi voglio lasciare alla valle, a me tanto cara, in cui ho passato tante delle mie estati prima di entrare in accademia, il segno tangibile dell'unità che ho l'onore di comandare. Un'unità formata da 6 nazioni, come vedete, Repubblica Ellenica, Ungheria, Italia, Portogallo, Romania e Repubblica Slovenia, che sono unite a Motta di Livenza, e nelle 6 unità che sono nelle rispettive nazioni, in questo sodalizio che è importante, che il 1 gennaio compirà 20 anni e che porterà a marzo a rifirmare quell'accordo internazionale che è stato firmato 20 anni fa e che porterà anche a espandere la multinazionalità verso altre nazioni.